Let's go baby e benvenuti a questo video ragazzi, siamo arrivati a 50.163 iscritti su YouTube. Ragazzi, perché così preciso? Perché ogni persona che si è iscritta a questo canale conta, quindi non è che il 50.000esimo conta più degli altri. Tutti contano uguale ragazzi, vi devo ringraziare. E per questo ragazzi c'è un evento speciale in streaming oggi. Ricordate che oggi dalle 8 alle 24 su Nvidia Italy, su Twitch, potrete trovare il mio streaming per festeggiare i 50.000 iscritti, o anzi 50.163 iscritti assieme. Quindi ragazzi, io vi invito stasera a connettervi, ci sarà questo super evento, ci divertiremo assieme, faremo qualcosa ovviamente assieme, quindi mi raccomando, fatevi sentire, fatevi vedere, vi lascerò i link comunque, Twitter, Instagram, Facebook qui sotto in descrizione, tutto, quindi non vi preoccupate. Dalle 20 alle 24 sintonizzate con me, prenotate la pizza, prenotate il McDonald's, ordinate su Just Eat e venite ovviamente a vedere questo streaming per celebrare assieme. Ma non parliamo di questo ragazzi, voglio parlarvi del canale, del fatto che abbiamo raggiunto questo primo piccolo traguardo, piccolo non tanto, se ben 50.163 persone hanno messo like, anzi iscrizione, a un canale così particolare. Il mio canale sì, lo ritengo particolare se non unico all'interno di YouTube Italia. Vuoi dire, oh mio Dio Power, quanto te la senti, quanto te la diri, ma non è vero ragazzi. Il mio è l'unico canale che tratta di competitive e sport, ma non tratta solamente di quelle che sono magari le news, le cose, ma tratta nello specifico i giochi, come Call of Duty, ma l'ho trattato anche per tanti altri, come è stato per Battlefield, come sono stati per altri giochi. Allo stesso tempo vi porto dei giochi che secondo me hanno una grande rilevanza e che vorrei che voi conosceste, come è possibile Overwatch, Dark Souls, eccetera eccetera. E quindi il mio canale lo ritengo una cosa un pochino particolare, un po' diversa. Allo stesso modo, come vedete in ogni mio video, in ogni mio gioco, cerco di fare qualcosa di eccesso, di qualità, come potete vedere con Destiny, che appariva che non c'era niente di competitivo, niente, ci siamo messi a fare le speedrun competendo, riuscendo a battere alcune volte anche gli americani. Questo canale ha una storia incredibile dietro, è una storia anche un pochino travagliata a volte. Mi sono sempre fatto da solo, non ho fatto tantissime collaborazioni, questo perché penso che il tipo di pubblico che mi segue è un pubblico un pochino d'élite rispetto agli altri, un pubblico forse anche un pochino più maturo rispetto a quello degli altri, e quindi non ho poi così tante views, magari ho quei grandi numeri per poter interessare quella che è una parte della community YouTube Italia, quindi per fare collaborazioni. Ma allo stesso tempo guardate dove siamo arrivati, da soli con le nostre forze, guardate che muscoletti. E ragazzi, io vi ringrazio veramente a tutti, ma prima di fare questo, come vi ho detto, la storia del canale è stata molto travagliata e c'è una cosa che non vi ho mai detto. Come sapete io ho cambiato anche vari canali in questo periodo, e questo qui è il mio primo canale con cui ho iniziato 3-4 anni fa. Come sapete questo canale c'è tutta una storia dietro, c'è stato un periodo in cui stavo andando benissimo con i video, facevo collaborazioni con grandi youtuber, mi è capitato con Anima, con Ciccio Gamer all'inizio, con Ron, facevo video e con tante altre persone. Poi c'è stato un periodo di stop in cui sono sparito senza dire niente, c'è stato un lutto in famiglia, una persona molto vicina a me, non vi dirò chi, non vi dirò come, non vi dirò niente, perché però voglio che sappiate questa cosa, non sono sparito perché volevo mollare o altre cose. Quindi mi dispiace per quel momento, anche se mi ha penalizzato molto. Infatti come vedete siamo ritornati alle views e ai like di quello che era molti anni fa quando c'è stato questo stop, e sono molto felice. Allo stesso modo ragazzi, ci sono state le persone che hanno fatto parte di questo canale, alcune persone ci sono ancora, alcune persone sono andate via, alcune persone sono state di passaggio, e perché non iniziare a parlare di loro, a parlare di quelli che mi hanno dato l'opportunità all'inizio di potermi mostrare magari sui loro canali, o comunque di poter fare video sul mio canale. Sto parlando in questo caso di Wagna, che sono stati i primi a farmi fare un video sul mio canale. Molti di voi ancora mi conoscono per quei video fatti all'inizio su Wagna. Poi ci sono stati gli Inside Code con Velox e Creamside. Poi c'è stato il buon Rampage, anche se attualmente è sparito. Poi ci sono state tante altre persone, guardate i ragazzi di Melagodo, guardate poi ovviamente Wagna ancora, e così via, fino ad arrivare anche Midino. Ragazzi, perché scordarci persone come lui, con tutti i JTF. Allo stesso modo ci sono state anche persone che recentemente che sono venute a far parte del mio canale, penso forse non se ne andranno mai, e sto parlando in questo caso di Joe, Jumbo e Brat, il trio del disagio, il trio dell'epilessia, come lo volete chiamare, il trio della droga. Io ragazzi voglio bene a tutte queste persone, ringrazio a tutti per essere passati sul mio canale, avendo lasciato un'impronta, un'orma, un segno, quindi è veramente bella questa cosa. Come sapete il mio canale non fa molte collaborazioni proprio per questo motivo, perché la mia tipologia di video è totalmente diversa da quella di tutti gli altri. I video che faccio io non possono essere
presi o fatti da altri, quindi è particolare come cosa. Allo stesso modo mi rendo conto che tutti questi stop, questi problemi che ci sono stati, hanno un pochino deviato il canale, se così si può dire, l'hanno un pochino fatto abbassare di persone che lo seguivano, però ora siamo ritornati ai fasti di un tempo. Voi direte: Power, ma tu hai sbagliato anche cambiando tante volte partner. E ragazzi, la verità è quella, mi erano state promesse delle cose. Io, da ragazzino ingenuo che crede nel bene nel mondo e tutte queste cose, ci credevo, quindi andavo lì e accettavo. E ora ho capito che in verità non ti devi fidare di nessuno e devi riuscire a utilizzare, a sforzarti proprio, a utilizzare tutti i tuoi mezzi, tutti i tuoi metodi, tutta la tua forza e incanalarla in un obiettivo. E ora ci siamo riusciti, siamo a metà, dobbiamo arrivare a 100.000. Ma prima di iniziare con altre cose, ragazzi, voglio fare un discorso, e non voglio farlo a voi, quindi al plurale, ma a te che stai guardando questo video. Io voglio ringraziare te che ogni giorno apri il canale, vai su YouTube, vedi Power TV, ti vai a vedere l'ultimo video, lasci il mi piace, metti un commento e ti guardi il video ogni giorno, sapendo che vedi questo coglione di Roma che sta lì a parlarti di qualcosa, sta lì a farti vedere qualcosa su un videogioco, sta lì a farti vedere qualche trucchetto, qualcosa di competitivo o di esport. E ti voglio ringraziare perché voi siete i principali fautori di questo canale, non io ma voi, perché se io riguardo i video quando ho iniziato, all'inizio di YouTube, mi trovo a vedere un percorso che ho fatto e mano a mano sono cresciuto e sono migliorato, ma sono cresciuto e sono migliorato principalmente grazie a voi che mi seguite, grazie ai consigli, grazie a quello che mi chiedevate voi, grazie al supporto e grazie solamente anche pure a un complimento o un qualcosa, perché ovviamente mi faceva piacere. E io il giorno dopo volevo fare un video che fosse migliore di quello che avevo fatto il giorno prima, quindi cercavo sempre di migliorarvi. Quindi devo ringraziare anche voi ragazzi per tutto questo supporto. Se ho la possibilità comunque di avere questo canale che si trova a metà di questo piccolo traguardo, e spero che lo raggiungeremo assieme e non ve ne andrete, quindi ti devo ringraziare, tu che stai guardando questo video, tu che ora stai sentendo questo tizio che parla davanti a una webcam, che può essere tranquillamente una cosa noiosa. Comunque, oltre a questo, ragazzi, non so cosa dire, sono felicissimo, non vedo l'ora di celebrare stasera con voi in streaming questo evento, e vorrei avere la possibilità di farvi dei regali a tutti, di darvi qualcosa a tutti e 50.163, ma sfortunatamente non guadagno abbastanza per poter organizzare questa cosa, e non è che posso chiedere 50.163 cose ai vari sponsor. Allo stesso modo mi piacerebbe veramente farlo, ma mi dispiace, non è possibile come cosa. E allo stesso modo, come sapete, sto per partire per la Francia. Lunedì mi trasferirò definitivamente in Provenza, inizierà una nuova vita per me, e dire che sono spaventato è poco. Andrò a vivere da solo, conoscerò pochissime persone, terra straniera, una lingua che non parlo, dove tra un po' nemmeno si parla inglese, devo abbandonare qua i miei amici, la mia ragazza rimarrà qua, non vedo l'ora che mi raggiungerà, quindi potete capire magari la paura che uno prova in questa cosa. Ho 23 anni, a novembre ne farò 24, quindi potete pensare a come mi sento. E quindi voglio fare una cosa, voglio darvi l'indirizzo, vi darò in futuro l'indirizzo dove sono in Francia, in modo che potrete mandarmi qualcosa, pure una semplice lettera, una cartolina, una stupidaggine come può essere un pupazzetto, che ne so, qualsiasi cosa vi viene in mente, un occhiale, un oggetto fatto da voi, una cosa carina, in modo che possiate tenermi compagnia e magari rallegrarmi la giornata, perché tante volte apro Twitter, YouTube, leggo qualcosa di carino che mi fate, ragazzi, un messaggio privato su Facebook che mi mandate alla pagina, e veramente mi migliorate la giornata. Vorrei cercare di fare qualcosa per tutti voi e non ne ho la possibilità. Se fossi ricco sicuramente lo avrei già fatto, ma non ho questa possibilità e mi dispiace tantissimo. Quindi ragazzi, un grazie a tutti, un grazie a te che stai guardando questo video, e spero che continuerete a farlo. Cercherò di migliorarmi sempre. Ora il primo periodo in Francia sarà assurdo, non so nemmeno io come farò con i video, con le streaming, non so se avrò la connessione, ma spero che nonostante tutti questi problemi che ci saranno rimarrai sempre qui a vedere questo video, rimarrai sempre connesso, ti farai sentire. Spero che se ci sarà un problema, che per qualche giorno o settimana non riuscirò a fare video streaming perché magari non ho la connessione o non ho il PC, allo stesso tempo tornerete tutti più felici di prima quando mi vedrete, e vi potrò anche voi far divertire o trasmettere un messaggio, perché penso che tante volte riesco a
anche io a migliorarvi la giornata, come voi lo fate a me ogni giorno, mandandomi quei messaggi, scrivendo quelle cose che mi migliorate la giornata e mi aiutate ad andare avanti. Spero che allo stesso modo riesco a farlo per voi, di intrattenervi, a farvi, a strapparvi un sorriso, a migliorarvi la giornata. Perché ragazzi, se voi sorridete, fidatevi che partono degli ormoni nel cervello che vi fanno stare bene, vi fanno sentire bene. Quindi basta un sorriso, basta una piccola cosa, basta solo la felicità, quindi non per forza un sorriso per una battuta. Io ragazzi mi sto commuovendo a fare questo messaggio, non so se vedete i miei occhioni lucidi. Un grazie veramente a tutti per questo percorso incredibile che abbiamo fatto assieme, un grazie a questa strada che abbiamo fatto assieme, chi in bici, chi a piedi, chi si è fermato all'autogrill e poi mi ha raggiunto e così via. Siamo arrivati alla fine del video, grazie ancora di cuore a tutti ragazzi, guardate che cuoricino perfetto che ho fatto. Siamo arrivati finalmente alla fine del video, ci vediamo stasera in streaming, forse un pochino anche oggi pomeriggio. E ragazzi, non ho parole per descrivere quanto sono felice ora. Io vi saluto e un grazie a tutte le persone che ci sono sempre state per Power TV.